Restano in tre in prima categoria, girone C, a contendersi, le squadre a contendersi la vittoria finale per questo campionato. In tre, ovviamente, con il vantaggio della capolista San Nicola da Crisa, ancora una volta imbattuta e vittoriosa in casa contro il San Calogero Calimera per 2-0, e le due inseguitrici, Borgia e Virtus Rosarno, distancate di 5 e 6 punti dalla capolista, ma di un punticino soltanto tra di loro. Hanno vinto tutte e tre, come dicevamo, le compagini questa domenica, il Borgia con un secco 3-0, che peraltro però è maturato nel secondo tempo con i gol di la doppietta di Sonnà al 71esimo e al 94esimo, e inframmezzata dal gol all'81esimo di Epilò. E quindi, mentre la Virtus Rosarno ne fa ben 9 all'Academy Girifalco, che ha certamente mollato nel finale, quando ha subito ben 4 gol tra l'80esimo e il 96esimo. E certo che sono risultati questi che un pochettino non lasciano alcunché alla fantasia, diciamo, e al gioco nel mondo del calcio, perché un risultato del genere in genere, il raddoppio della parola, non è ben visto in un campionato dove le squadre devono cercare di giocare, e sarebbe anche opportuno rispettare le squadre che sono inferiori, che stanno perdendo, perché già basterebbe vincere con 3, 4, anche 5 gol, però poi arrivare a questi punteggi finali non depongono bene nemmeno per la squadra che li fa e che vince. Ma questa è una mia opinione, vi chiedo scusa se mi sono permesso di dirla, però in questi casi è come la penso. Però torniamo alla 18esima giornata di campionato. Detto della vittoria del Real Pizzo 3-0 nell'anticipo di sabato con il Chiaravalle, dobbiamo segnalare anche la vittoria della Città di Guardavalle nel derby contro il Badolato, un 1-0 segnato da Tedesco, e adesso la Città di Guardavalle si avvicina al Chiaravalle, in questo caso anche qui la ripetizione è d'obbligo proprio per la finale, perché si porta a 2 punti di distacco dal quinto posto, che è quello proprio del Chiaravalle. Per le altre partite da segnalare la vittoria della Rombiolese 2-0 sul Real Montepaone, un Real Montepaone che ultimamente sta incappando in diverse sconfitte, anche qualcuna interna, per cui si è messa nelle condizioni di dover stare attenta a non essere risucchiata in zona play-out, perché il Martelletto in particolare, che è andato a vincere oggi nella sua partita contro la Nuova Valle, 1-0 il risultato finale, con un gol di Toto al 76esimo, quindi dicevamo questo Martelletto che si porta ad un punto di distacco in classifica appunto dal Real Montepaone, anche se, e qui dobbiamo d'obbligo parlare, ripetendo sempre il discorso che in settimana sono usciti i criteri per le promozioni e le retrocessioni, che le tre squadre invischiate nella zona bassa, appunto Nuova Valle, Academy Girifalco e Real Mileto, ma particolarmente le prime due, rischiano la retrocessione diretta, proprio perché Nuova Valle 4 punti, l'Academy Girifalco 6, ma con la quintultima ne ha 12 di distacco, quindi appunto il Martelletto, e quindi in questo caso l'unica play out, cominciamo a parlarne già da adesso, sarebbe tra Real Mileto e Rombiolese, questa Rombiolese che ha scavalcato proprio nella giornata di oggi il Real Mileto, che è stato sconfitto, come dicevamo, a Borgia. Per quanto riguarda il San Nicola, stiamo dicendo ancora ormai da diverso tempo che è la squadra imbattuta del campionato, non so se è l'unica proprio che è rimasta imbattuta nei campionati, ma credo che se non è l'unica si avvicina certamente ad essere una delle sole squadre a non aver perso ancora una partita.